Ciao ragazzi, sono Falco Nero e oggi sono qua con il nuovo episodio della campagna di The Air Billions. E che cosa dire? Avete stabilito il record in un sondaggio su questo canale. Avete fatto, al momento c'erano 750 sì, su neanche 4.000 views, quindi ancora devono vederlo in tanti l'episodio scorso. E praticamente ha votato sì uno su quattro, uno su tre. Adesso non so quanto sia la proporzione in questo momento, ma è una cosa enorme che non è mai successa da quando abbiamo il canale. Per cui, maledetti voi, si torna su The Air Billions con la serie più completa di tutta. Allora, considerando che sarà una cosa molto lunga, credo che, non lo so, ci saranno magari un paio di episodi a settimana, poi dipenderà molto anche dal resto, con sto trasloco imminente. Però comunque la serie si farà. Quantomeno ci sarà un appuntamento regolare su base settimanale fino alla fine. Tanto non ci corre appresso nessuno, l'importante è farla. E la faremo tutta. Quindi 60 e passa missioni. Un delirio. L'unica cosa è che in questa prima fase vorrei andare un pochino lento, per un semplice motivo che ho letto da diversi feedback che stanno ricevendo gli sviluppatori sulla pagina Steam del gioco. Che ci sono un po' di bug a quanto pare per il momento. Che alcuni rovinano i salvataggi, alcuni non permettono di salvare. Insomma, andiamo con calma per evitare di fare tantissima roba in poco tempo e poi di ritrovarci magari col salvataggio corrotto. Perché ecco, avete capito cosa intendo. Per cui, adesso con molta calma, facciamo tutto quello che c'è da fare. E oggi abbiamo la possibilità di fare due: o l'incrocio o i pascoli del cacciatore. Facciamo l'incrocio. Ah, poi cambiare la difficoltà ogni volta che vuoi. Ma io mi basta. Io mi tengo impegnativa. Ma che me lo fa fare? Impegnativa. Ci ho mica fretta. Questo incrocio è un sito di importanza strategica che ti permetterà di espanderti verso nuovi territori. I nostri esploratori hanno individuato un villaggio abbandonato a nord-est della colonia. Distruggilo per rendere sicura l'area. I villaggi abbandonati sono antichi insediamenti umani costruiti in luoghi remoti per sfuggire alla pandemia. Pandemia, vabbè. Che stava devastando il mondo, ma queste persone hanno sottostimato la capacità degli infetti di seguire ogni traccia umana e alla fine sono cadute vittime della pandemia. Ora gli edifici in rovina ospitano centinaia di infetti che attendono qualsiasi segno di attività nei dintorni per cacciare nuove prede. Quindi, popolazione a 400 e distruggi tutti i villaggi. Una parola, c'ho gli arcieri e i cosi. E com'è che si chiamano? Adesso mi sfugge pure il nome. E non sarà semplice per niente. Vabbè. Allora, diciamo, vediamo cosa succede. Signori, la colonia ci aspetta. Devo comprarmi qualcosa di gotico per poter. Ah, vabbè, ma so tre villaggi. Sì, però saranno pure quattro costruzioni molto piccoline, ma resta il fatto che noi con gli arcieri non l'abbiamo mai abbattute queste cose, per cui è un problema. Vabbè. Allora, intanto analizziamo il contorno. Dunque, di qua immagino che non ci sia niente, perché potremmo andare tranquilli. Vediamo un po' i confini de Ah! I confini della struttura. Allora, vabbè, tocca metterne perlomeno un paio. No, tocca mettercele tutte. Allora, ma perché ho preso la pescheria? Perché sono pazzo. 18. Ok. 20. 20. Ok, e qua ce ne lasciamo una. Poi qua ce ne lasciamo un'altra. E da quest'altra parte non c'è niente. Quindi qua ce ne mettiamo un'altra e facciamo fare una bella. Volevo fare un'altra cosa, in realtà. Ok. Ecco. E una che si fa tutto il percorso. Poi
Dunque, la segheria la mettiamo. Dove la mettiamo? 10. Il capanno del cacciatore. 20. E per adesso siamo a posto. Poi io mi allargherei più che altro di qua. Ecco, e siamo. Magari non te fa mettere sotto perché non sarebbe bello doverti sostituire. Ecco. Ok. E sto per starnutire, occhio. Scusate. Sti condizionatori ovunque in questo periodo mi stanno uccidendo. Tra il caldo torrido e i negozi da galera. Ah, mamma mia. Allora, facciamo le solite isolette pedonali, se così vogliamo definirle. Blocca l'accesso all'edificio. E che gli devo fare io? Ok. Si stanno avvicinando in un po'. Facciamo la segheria da 11, ecco. Così vediamo storie e poi. Infatti gli elicotteri incombono su di noi. Ci cercano. Ci cercano, ci cercano. Allora, qua faremo il mulino. Il mulino lo mettiamo. Mettiamolo qua. Bene. La zona è relativamente sicura per il momento. Però ci manca cibo. Niente, questa gli piace fa il brivido del rischio. Dai, dai. Mi ammollate questi soldi per cortesia? Grazie. Allora. Dunque, dunque. 24 addirittura. 18, 20. 22, 20. Facciamo 18. Poi lì non mi conviene. Qua volendo potrei. Chi ce lo vieta, chi c'è? 9. E 14. Allora, qua va tutto in ordine. Io farei altre case ancora. E poi facciamo così, va. Ah, qui non si potrebbe, non ci danno comunque margine. Qua facciamo così. Mi manca la pietra, io non vedo. Ah, stanno proprio là loro, bene. Senti, andiamo a liberare un po'. Che dici? Ci proviamo? Non c'è nata la legna lì, no? È inutile che vai là. Non è colonizzato. Che te muovi a fa? Se sa. E poi scappa. Aiuto, aiuto. Non c'è nata. E avete il problema. E dunque, 20, 19, 19. Vada per 19. Allora, la trampizzazione. Trump the Nord. Lo facciamo dopo.
Il nostro King of the Trump lo mettiamo dopo. E adesso l'importante è bonificare l'area qui. Allora, io più che altro vorrei conquistarmi la parte qua. Perché se io non conquisto la parte là... Ok. No, qua ci vuole, so. È il primo attimo... Ce la facciamo a metterlo qua? Dai. Che se io riesco a chiudere qui... Oh... Bene! E qui... Siamo tranquilli. Poi... Qui siamo tranquilli. Qui è chiuso, per cui poi mansepone. Io vorrei a questo punto... proseguire... per di qua. Chiudere qua. Se poi ne riuscissimo ad avanzare un pizzichino. È lunga ancora. Ok. Un pizzichino. Pezzo di legna a orta. E si va, che è un piacere. Dai. Ok. Dai. Qui è quasi fatto. Si può chiudere? No. Subentra. No. Ce la fai, attacca a questo, così chiudiamo sto muro? Non mi pare complicato. Dai, su. Oh, beh. Ali. Una qui e una lì. Poi. Aia. Qua iniziano ad essere tante, eh. Andiamo per priorità, ecco. Subentriamo qui. Allora io direi che te puoi fare 1, 2. Te fai tutto al lato e qui venite in 3, eh. Se no, non ci si fa. Allora, fatto ciò, io direi che si può aumentare il numero delle cose qui di caccia. 19 ci piace. 14, 18, 20, 15, 13, 15, 16, 14. Andiamo.
Allora, facciamo un altro mulino. Lo mettiamo qua. E posso farla? No, mi manca uno di pietra. Oh, ammazza. E lavorate un po'. Andiamo, su. Che vi pesa? Ok. Chi? Oh, porca. Oh, niente, è finita, raga. Aiuto! Delirio! È finita! Non ci posso credere, raga, non ci posso credere. Non ci posso credere, il panico, niente, è finita. Ho calcolato malissimo gli spazi. Io non ci posso credere. Devo rifare tutto. Allora, questa me la devo segnare e la devo rifare da questo punto in poi. Quindi incrocio. Incrocio. La dobbiamo riprovare. Sto fuori allenamento. La riproveremo. Allora, intanto inizierei questa. Allora, per non rifare quell'altra. Quell'altra la porto avanti io. E eventualmente poi la si recupera in un secondo momento. Facciamoci questa intanto. Porca miseria, ho rosicato. Dov'è passato? Ma dov'è passato? Il maledetto. Allora, questi pascoli rigogliosi sono il luogo ideale per fondare un insediamento in grado di sfamare centinaia di coloni. Anche se i pascoli si trovano in una regione lontana dal grande sciame di infetti, non abbassare la guardia. Piccoli gruppi che vagano nei pressi possono raggiungere la colonia da qualsiasi direzione. Costituisce una grande colonia degna dell'imperatore. Io devo... Vedi, io quando non faccio il momento Trump finisce malissimo. Devo trampizzare. Quindi, 60 giorni e colonia a 600. Quindi, semplicemente, l'obiettivo qua è fare un luogo rigoglioso. Allora... Mannaggia a me. Porca miseria. Io ogni volta che non cedo al trampismo vengo punito. Io devo capire i confini de sta dannata colonia adesso. Siamo circondati, è un incubo. È terribile. Ci sono infetti ovunque. Non ci sono angoli ciechi da cui proteggersi. È un incubo. 24 24 24. Hai capito il 24? Allora, la segheria non c'ho i soldi. Altri casi. 1 2. Ah, adesso perché c'ho soldi. Mi sembrava. Non c'è un angolo in cui nascondersi, ragazzi. Uno che sia uno. È brutta, Che c'è sta qua? Allora. Segheria. 11, 11. Allora. Ok.
Vabbè, tocca fa un macello. Io odio queste mappe qui, lo dico veramente con grande sincerità. Perché sono quelle indifendibili. Cioè, non so. Come mi difendo io da qua? Allora, signori. No, signori, niente. Allora, niente, l'unico è pattugliare potente. Qua. Sperando che basti. Poi ci mettiamo qua. Mi devo sbrigare a fare altri arcieri. Se no non ne usciamo vivi. Allora, priorità a questo. 5. Ok. Poi. Ce la faremo? Credo di no, però sarà bello provarci. 9. Senti, fa una cosa, fa la cortesia, fatte st'angolo qua. Io ho paura, mi sento tanto esposto. Legno. È un incubo. Ci mettiamo qui. E qui. Ok. Allora. Io confido che quello che deve fare la pietra si sbrighi. Capito? In modo che. Quanto è che costano le palizzate? 10. Trampizziamo, trampizziamo, su. Come on, let's tramp again. Na 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 na. È l'unica, eh. Oh, let's tramp again. Ta ta ri ri di. Allora, qui non c'è sta lo spazio. Sei. Servono segherie rigogliose per costruire altri muri. Costruiamo altri muri. Mi date i soldi per cortesia, grazie. Allora, se si sbriga a fare la segheria, io faccio anche il re. Posso costruire cose. Fermi, 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 fermi. Lavoratori? Energia? Siamo messi malissimo. Malissimo. Andiamo, su. Su. Allora. Ok. Ok.
Lavoratori 8. Mancano sempre i lavoratori in questo luogo maledetto. Diciotto. Scusa, aspetta, aspetta. Presidia un po'. Trampalo, trampalo, su. No, non posso trampare. Trampizziamo qui. Almeno un lato averlo coperto già sarebbe una manna. Ok. Già stavo un pezzo avanti, forza. Poi. Muro. Sì, ah. Oh, che bello, quanto mi sento a casa con tutti sti muri, forza. Allora. Benissimo. Continuiamo. Sì, ho capito. Ripara. Allora. Tottana. Vai. Allora. Da quest'altro lato pure. Ah, e basta con sta storia. Ma sì, lo sappiamo. Oh, fatemi fa sta cosa, su. Dunque. Dunque, adesso piano piano ci si allarga. Ok, andiamo fino qui. Ok. Allora, soldi ci sono. Qua continuiamo. Abbiamo bisogno di prendere quest'altra parte. Qua io farei. Qual è il problema? Se riuscissimo a chiudere pure qua. Ok. No, a canna mi serve. Ho capito. Se mi dai un attimo. Se mi dai un attimo, semmi. Non ci arriva la corrente. Maledizione. Famo così. Allora. Carica, ti prego, carica. Poi.
17 12, va bene. 17. Allora, legno ne abbiamo a pacchi. Oh. Dai, dai, dai. Aia. Piano piano. Dobbiamo cercare. Poi faremo anche il secondo giro di mura, dall'altra parte, però per ora facciamo basta questa. Allora, qui va bene. Ripariamo tutto. La pietra è fatta. Creiamo gente come se non ci fosse un domani. E facciamo altre case. E vicino alla ferrovia. Che potrà mai succedere di brutto? Ecco. Qua no, perché mi serve un passaggio. Allora. Che ce frega, ecco. Dai, 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 che stiamo prendendo un buon ritmo da questa parte. Qui ho una bella cancellata. E via andare. Ah. A presidio. A presidio. A presidio. Ma hai fatto biancorpo. Pensavo che fosse gente brutta. Te possino cecatte. Ok. Bene. Se riesco a delimitare un confine, dormo tranquillo per una volta nella mia esistenza. Iniziamo a chiudere per di qua. Prego, prego, creare, creare ancora. Ancora mura. Questa qui. Qui andiamo in ripulitura. Dai, dai, dai. Ok. Qua si chiude. Ale! Qui trampizziamo come si deve, perché mi sa che ce n'è bisogno. E qua è fatto. L'unica parte che resta aperta è quella a sud. E noi ci mettiamo una scarica di gente. Così da poter difendere in maniera adeguata. Poi, cibo. 24. E poi facciamo 12. Building completed. 15. 18. Non è stata una bella idea. Non è stata una bella idea per niente. Per niente proprio. Pessima idea. Pessima idea. Pessima, pessima idea, pessima idea. Pessimissima. Pessimissima. Building completed. This better be good. Attention. Building completed.
Ah, ma qui c'è proprio il confine della mappa. Capirai. Vabbè, secondo me, se qua si sbriga, io ci metto una cancellata, siamo al sicuro. Allora, intanto io chiuderei qua. Ecco. Parte che sta cancellata è inutile, perché qui ci passa il treno. Allora. Attenzione, building completed. Ok. Vabbè, il carbone noi non ci facciamo niente. Lo lasciamo per ora al di fuori del confine. Ok. Prego. Ok. Riusciamo a chiudere? Praticamente sì. Ok. Quindi, l'unica cosa adesso è creare cibo e case. E nulla più. Quindi diamoci sotto con la speculazione edilizia e via. Qua. Oh, bene. È tutto trampizzato. Ogni angolo della nostra base è stata ufficialmente trampizzata. E noi possiamo, teoricamente, dormire. Sonni tranquilli. Per cui, ragazzi, io direi che per adesso, ecco, possiamo anche fermarci qua. Fatemi sapere un po' che impressione avete avuto della giornata. Se secondo voi c'è bisogno di qualche cosa particolare, l'altra mappa la riprenderemo a breve e che dire, insomma, le cose per adesso sono andate, per cui speriamo di continuare così, anche se qualche piccolo dubbio ce l'ho, ma se tutto va bene dovremmo stare tranquilli. Per cui, ragazzi, niente, io per adesso vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, ragazzi.